Corso base di fotografia, terzo episodio. Corso base di fotografia by Francesco Verolino. Ecco, mettiamola così. Oggi parliamo di un macro argomento, è un macro argomento del tubo, cioè il tubo è questo, cioè è la lente fotografica, le lenti fotografici, gli obiettivi sono una parte fondamentale. Io voglio trattarlo prima come macro argomento, così come un macro argomento è stato quello della macchina fotografica trattato nell'episodio precedente. È fondamentale seguire un ordine, quindi seguire l'ordine che io sto dando, e troverai poi in basso la miniatura episodio 1, episodio 2, episodio 3, troverai tutte quante le indicazioni nel caso che ti possono orientare. Tutti questi episodi sono in una playlist, e come mi ricorda Cristiano Davilla, le playlist del canale sono tutto sommato ben organizzate. Cioè sul canale noi abbiamo una serie di contenuti, potete trovare una serie di contenuti organizzati. Playlist sono filosofie fotografiche, filosofie sulla street photography, approccio della street photography, tecniche della street photography, perché la street photography hai capito che è l'argomento fondante di questo canale. Poi troverai le post produzioni, troverai addirittura una masterclass che è un corso avanzato su black and white, quindi troverai tutto, basta andare a vedere le playlist, sono organizzate. Ora stiamo costruendo con questo video e insieme agli altri che ho realizzato un'altra playlist che è quella del corso base di fotografia. Quindi vai a vedere tutto bene organizzato, se non ti è chiaro in qualche maniera scrivimi, contattami in modo tale ti do le indicazioni su come trovare determinati argomenti. Però veramente sono 280 ore di 280 video, quindi sono parecchi. Allora, argomento del tubo, dell'obiettivo fotografico. Allora, io nel precedente episodio parlavo della macchina fotografica come uno strumento che ci consentiva di fare tre cose: memorizzare, mettere a fuoco ed esporre. La messa a fuoco più o meno abbiamo spiegato, è quello che facciamo anche col nostro occhio quando guardiamo più lontano o più vicino. L'esposizione, dobbiamo regolare la quantità di luce che poi arriva sul sensore, e poi vedremo perché questi due argomenti saranno specifici poi e trattati proprio con esempi con le macchine fotografiche. Per ora fermiamoci a questi tre concetti. Nella realtà la macchina fotografica, quando fa queste due cose soprattutto, che è quella di mettere a fuoco ed esporre, lo fa con l'utilizzo e con l'ausilio della lente. Esiste una collaborazione fra una lente fotografica e una macchina. Esiste una collaborazione perché parte delle funzioni di messa a fuoco sono governate dalle macchine, ma nella realtà lo fa la lente, così come l'apertura del diaframma, che è una cosa fondamentale per l'esposizione, è governata anche, perché lo possiamo fare anche direttamente sull'obiettivo, è regolata anche dalla camera, ma fondamentalmente la fa sicuramente l'obiettivo. Quindi l'utilizzo di questi due strumenti è sicuramente un utilizzo che è stato previsto in maniera combinata, ma questo è scontato. Poi entreremo sui diversi formati che determinano i diversi sistemi, entreremo sulla questione relativa al come dobbiamo regolare queste cose, ma lo vedremo in un secondo momento. Per ora fissiamoci su questo oggetto e cominciamo a capire una cosa. Un tubo che funziona in maniera semplice. All'interno esiste uno schema ottico che ci permette con le prime lenti di convogliare la luce su un punto preciso che si chiama punto focale, cioè che è il punto nel quale si concentrano appunto tutte le informazioni luminose che arrivano dall'esterno della macchina, è concentrato in quel punto focale, e poi da quel punto focale, sempre in maniera controllata, arriva la luce sul sensore. Tipico è, se ricordate, i primi esperimenti di fotografia fatti con la scatola di scarpe con un buco, e quindi con la capacità poi di proiettare questa luce dal lato opposto, ed era un'immagine invertita. Allora, questa cosa è, io direi, fondamentale. Gli obiettivi tra di loro sono differenti, poi entreremo nella classificazione e lo facciamo proprio in questo video. Però la cosa fondamentale è che io su qualsiasi obiettivo, per esempio su questo, trovo fondamentalmente due numeri e una focale fissa, quindi partiamo da quella, dalla cosa più semplice. Trovo due numeri, che è 30 mm e poi f1.4.
Allora, dobbiamo capirci su questi due numeri. Il 30 mm è un'indicazione, una prima indicazione di un obiettivo e ci fa comprendere la distanza che abbiamo tra il punto focale e il sensore. Quindi, quando parliamo di 30 mm, capiamo chiaramente che il punto nel quale si concentra tutta la luce è esattamente a 3 cm rispetto al sensore, c'è una distanza. Una delle cose importanti che vi faccio notare è che su tutte le macchine fotografiche voi avete un segno, ora qua diventerà difficilissimo vederlo, però avete un segno, in questo caso io ce l'ho qui, che è praticamente un O con un trattino in mezzo, quello è il punto nel quale c'è il sensore. Ok, quindi da questo punto considerate 3 cm e quindi voi avete esattamente il punto focale, il che vuol dire che nella prima parte dell'obiettivo l'obiettivo pulisce la luce, la concentra e poi dopo arriva in questo punto che è quello fondamentale, no? Quello che determina poi la lunghezza focale. Quindi abbiamo una lunghezza focale che è in questo caso di 30 mm, lo indichiamo sempre in millimetri, non lo indichiamo in centimetri, e poi abbiamo un altro numero che ci indica l'apertura del diaframma, che è F, in questo caso F1.4. F1.4 non è una misura indicata in centimetri, è sempre un rapporto fra la distanza focale e l'apertura massima del diaframma, quindi è indicato F1.4. Questo che cosa vuol dire? Cosa che molti trascurano quando ci sono persone all'inizio, io vedo, dico apri di più l'obiettivo e quindi tendenzialmente cosa fanno? Aumentano questo numero, no? Che si può controllare in macchina, lo aumento, quindi quando dico dai più luce, apri il diaframma, si immagina che un'apertura del diaframma maggiore corrisponda a un numero maggiore, sbagliato. Esattamente il contrario, il numero più basso che ci consente il nostro obiettivo attraverso l'apertura del diaframma, e parleremo tra un attimo di che cos'è, è il numero attraverso il quale entra la massima quantità di luce. Ma cos'è questo diaframma? Il diaframma è un buco, corrisponde sostanzialmente alla nostra pupilla, che quando non abbiamo luce presente nella stanza si apre, si allarga. Quando abbiamo molta luce all'interno della stanza invece si chiude. Questo perché in questa maniera il nostro occhio regola la quantità di luce che deve entrare. Il diaframma funziona allo stesso identico modo. È un buco che si può allargare o si può stringere, appunto è un diaframma, che ci permette poi di regolare la quantità di luce che entra. Non solo quello, ci permetterà di regolare, poi ne parleremo successivamente, anche altri aspetti. Però in tutti i casi, se io decido di utilizzare un diaframma molto aperto, quindi la massima apertura di questo diaframma, devo sapere che entrerà sul mio sensore molta luce. Concetto questo di per sé che poi comprenderemo dopo quando faremo tutti quanti gli esperimenti, senza dare nulla di scontato. Come è fatto un diaframma? È fatto da una serie di lamelle, ci sono lenti che hanno 5 lamelle, 7, 9, 11 e così via, quindi di solito quanto più lamelle ci sono, più elementi meccanici ci sono, più abbiamo una possibilità di avere uno sfocato uniforme. Allora, aspetto fondamentale è che mentre le macchine fotografiche hanno avuto tantissime evoluzioni, quindi siamo passati all'analogico, al digitale, poi digitale 1 reflex, che fondamentalmente sono le macchine analogiche convertite in digitale con un sensore, poi abbiamo avuto le mirrorless, no? Che sono macchine invece concepite dall'inizio fino alla fine per il mondo del digitale. Nel caso degli obiettivi questa cosa non è successa, cioè gli obiettivi si sono evoluti soprattutto in termini di tolleranze, di precisione, di qualità costruttiva, di tropicalizzazione, quindi di aspetti complementari, si sono evoluti un po' meno. La grandissima evoluzione che hanno avuto gli obiettivi è stato quando sono riusciti a mettere all'interno di questo tubo dei motori. Questi motori permettono di utilizzare l'obiettivo con la messa a fuoco che è automatica, mentre i primi obiettivi erano ovviamente manuali, con schemi ottici molto più semplici, probabilmente con lenti che erano tendenzialmente più scadenti. Questa scarsa evoluzione noi la notiamo anche in un fatto che, a parità di attacco, e ne parleremo tra un attimo, ogni lente
una lente vintage, quindi una lente di 20, 30, 40 anni fa, può essere utilizzata anche su macchine moderne. È ovvio che perderemo una serie di automatismi, quindi dovremo regolare noi la messa a fuoco, dovremo regolare noi l'apertura del diaframma direttamente sull'obiettivo, cosa che invece nelle macchine moderne tutto questo, per questo dialogo tra due elettroniche, che è quella dell'obiettivo e quella della camera, avviene in maniera del tutto spontanea e a dir poco automatica. Perché parlavo di attacchi? Perché l'attacco è questa parte di dietro, cioè quella è l'interfaccia attraverso la quale poi c'è questo contatto con la macchina fotografica, e ovviamente deve essere un incastro preciso. Deve essere un incastro preciso, quindi io difficilmente posso montare senza adattatori particolari la lente di un brand su un'altra, o addirittura in molti casi non è proprio possibile utilizzare una lente micro 4 terzi, che è una lente per un sensore più piccolo, su un sistema, per esempio full frame, che ha invece un sensore più grande. Questa cosa noi la dobbiamo tenere in considerazione, perché quando facciamo una scelta di una macchina e in qualche modo stiamo facendo una scelta di sensori, ci andiamo a legare anche per effetto proprio di questi attacchi, che non sempre gli adattatori funzionano bene, ma ci andiamo a legare poi alle lenti di quel brand, oppure di le brand che hanno fatto accordi particolari per riuscire a dialogare con la macchina, e quindi possiamo andare su produttori alternativi che fanno comunque lenti ottime, e che quindi non dobbiamo un po' smentire questa cosa che l'utilizzo di Canon va fatto solo con le lenti di Canon. Sono lenti performanti, ma io trovo anche Sigma, trovo Tamron, trovo altri tantissimi brand. Le lenti fotografiche rappresentano una delle parti principali della magia della fotografia. Perché? Perché questa famosa distanza focale, cioè la distanza fra il punto in cui si concentrano tutte i raggi luminosi e il sensore, influenzano quello che è l'angolo che noi andiamo a utilizzare in fotografia, e in qualche maniera la distanza, la nostra distanza rispetto al mondo. Se abbiamo un 14 mm avremo un qualcosa di molto aperto, quindi con un angolo molto aperto rispetto alla scena che visualizziamo. Se usiamo un 600 mm avremo un qualche cosa proporzionalmente di molto chiuso. Ora, quello che noi dobbiamo sapere è che le lenti nascono normali, quindi a metà, grosso modo intorno al 50-35 mm sono lenti che riproducono la visione umana, mentre invece quando andiamo su lenti al di sotto dei 50 mm, dei 35 mm, cominciamo a parlare di grandangolari e poi di ultra grandangolari. Quando parliamo di invece lenti al di sopra, parliamo di tele e poi di medio tele e poi di teleobiettivi, di obiettivi che quindi stringono molto. I grandangolari hanno questa caratteristica di cambiare le geometrie, di permetterci poi di aprire l'angolo che noi andiamo ad osservare della realtà. I tele invece lo vanno molto a restringere. Gli ingegneri che hanno pensato questi fantastici strumenti hanno in alcuni casi ragionato anche con una soluzione molto flessibile, che è quella degli zoom. Abbiamo parlato fino a questo momento di lenti a focale fissa, che sono una delle prime grandi distinzioni, no? Focale fissa o zoom. Ora parliamo di quelli che sono invece gli zoom, cioè di quegli obiettivi che ci permettono di variare l'angolo che noi guardiamo del mondo. E quindi ci sono obiettivi che vanno sostanzialmente, il classico è il classico 24-70, quindi da 24 mm a 70 mm, 24 è un grandangolare, 70 mm è già un medio tele, e che in qualche maniera, quindi nello stesso strumento, questo è come se avessimo più lenti che ci permettono di fare poi una graduazione costante dell'apertura dell'angolo. Errore che noi commettiamo è pensare che una lente con lo zoom ci permette di avvicinarci e di allontanarci dal soggetto. Questa cosa è più o meno vera
quando utilizziamo lenti come il 70-200, quindi già tele, teleobiettivi che riescono ad andare molto lontano e che variano poco l'angolo, ma è sicuramente meno vera con quegli obiettivi come i classici 14, 15, 16, poi 28 o 35 mm, quindi con gli zoom grandangolari. Con gli zoom grandangolari o addirittura con gli zoom ultra grandangolari, noi invece variamo proprio la scena. Tanto maggiore l'apertura dell'angolo che andremo a utilizzare, tanto maggiore rilevanza avranno le geometrie, perché ovviamente avremo questa capacità poi di andare a modificarle a seconda del punto di ripresa e soprattutto dell'inclinazione della macchina, se appunto la macchina è in bolla oppure è leggermente inclinata verso il basso o leggermente inclinata verso l'alto. Vedremo sui grandangolari una divergenza verso l'alto, per esempio se abbiamo un punto di ripresa dal basso, mentre invece avremo con i tele una scena che è tendenzialmente neutra dal punto di vista delle geometrie. Sicuro è che l'utilizzo sbagliato degli zoom è quello per avvicinarsi alla scena o per allontanarsi dalla scena, perché un fotografo sceglie qual è l'angolo da utilizzare, e in questo gran parte di chi inizia trova grande beneficio ad utilizzare soprattutto degli zoom, degli obiettivi fissi, in modo tale che le geometrie che si utilizzano non variano ed è sicuramente una variabile in meno da considerare nella propria fotografia. Allora, che altro c'è da dire? Quindi gli zoom, gli obiettivi si dividono in zoom e fissi, si dividono a secondo degli angoli che andiamo a considerare. Gli obiettivi si dividono a secondo di quello che è poi la distanza focale e l'apertura del diaframma. Allora, queste classificazioni sono ovviamente classificazioni che erroneamente molte volte ci fanno considerare un obiettivo molto aperto, quindi con una grande apertura del diaframma, come un obiettivo di qualità. È un obiettivo che sicuramente ha una grande capacità di far entrare luce, ma un obiettivo di qualità è un obiettivo che ha qualità costruttive e soprattutto qualità delle lenti di classe di livello superiore, che quindi ci permettono di fare di avere una fotografia più pulita a parità di distanza focale. Fondamentale in tutto questo, ma lo affronteremo prossimamente, è il discorso relativo al rapporto che c'è fra l'apertura del diaframma e la profondità di campo. Lo vedremo tra un attimo, cioè lo vedremo più avanti, in qualche episodio più avanti, perché nel prossimo episodio vi voglio parlare fondamentalmente di sistemi fotografici, di grandezza del sensore e di questi ragionamenti, che comunque faranno ancora di più una base di ragionamento per quello che poi sarà il corso base con le tecniche che poi ci porteranno a comprendere il reale utilizzo della macchina fotografica. Quindi obiettivi ne abbiamo parlato, macchina fotografica anche. Nel prossimo episodio parleremo di sistemi fotografici. Allora ragazzi, se non l'avete messo prima, vi invito a metterlo ora, il like, sicuramente la campanella, in modo tale che così tutti i contenuti sarete avvisati di tutti quanti i vari contenuti. E niente, a prestissimo, commentate, perché mi fa sempre piacere conoscere il vostro punto di vista in merito agli argomenti trattati. Allora, a prestissimo, ci vediamo nei prossimi giorni.